ragazze ragazze bestie di youtube italia io sono Davide Giovanni e questo qua è il tutorial per la farm di oro che è quella che ho alle mie spalle in questo momento ecco come vedete è in grado di produrre grandissime quantità di esperienza permettendovi di superare il livello 160 in una singola ora e arrivando a produrre circa 6 stack e 48 blocchi di oro sempre in una singola ora quindi parliamo del perché dovreste costruire una farm di oro nel vostro mondo e del perché questa farm è la migliore che potete andare a costruire su minecraft bedrock edition anzitutto tutto perché vi permette di ottenere questo ammontare di oro in una singola ora, quindi è veramente tantissimo. Potrete utilizzarlo per costruire beacon, è molto comodo. Per esattezza parliamo di più di 32.000 pepite in una singola ora. Inoltre, vi farà guadagnare anche più di 100.000 XP all'ora, questo vuol dire arrivare al livello 167 in circa un'ora e arrivare al livello 30 in meno di un minuto. Per ottenere, però, questo ammontare di oro, avrete bisogno di utilizzare una spada con looting 3 sopra, quindi mi raccomando se utilizzerete la farm con una spada senza looting o con un looting 1 o 2 funzionerà comunque ma otterrete meno esperienza e meno drop inoltre vi permetterà di ottenere anche la carne marcia potete buttarla oppure potete scambiarla con il villager chierico di fatti questo villager prende sia l'oro che la carne marcia e vi regala gli smeraldi in cambio che potete utilizzare per ottenere della redstone della glowstone delle boccette di esperienza quindi ottenere ulteriore esperienza oppure della pislazzuli inoltre Purtroppo dalla 1.16 la farm di oro vi farà ottenere anche tantissime spade, quindi è consigliabile andare a costruire un filtro per andarle a buttare in modo che non riempiano immediatamente le casse. Detto ciò, il tutorial originale di Nevi Nexus vi lascio ovviamente il suo video in descrizione. Questa è la lista degli oggetti che ci servirà per costruire la farm. Potrete sostituire il vetro con un vetro di qualunque colore o con qualsiasi altro materiale. Quindi andrà bene anche la coblestone, andrà bene anche il legno potrete sostituire i blocchi solidi con qualsiasi altro tipo di blocco solido le trapdoor vanno bene di qualsiasi materiale tranne il ferro e il legno del nether infatti ci serviranno delle trapdoor incendiabili la spada con looting 3 è necessaria per ottenere il loot che vi ho descritto nel video ma la farm funzionerà anche se in maniera meno efficiente anche senza la spada inoltre potrete prendere il numero che preferite di scaffolding perché semplicemente ci servono per alzarci in aria e costruire la farm quindi se costruite la farma 10 blocchi dal suolo, prendetene 10, se la fate uno stack dal suolo prendetene 64 e così via. Delle 28 fonti di lava potrete recuperare tutti quanti i secchi, mentre invece dell'acqua dovrete anche includere i secchi. I tridenti vanno bene con qualsiasi livello di consumo, potrete usare anche solo 4 tridenti all'inizio ma la farm sarà leggermente meno efficiente. Comunque sì, potrete iniziare con 4 tridenti. La prima cosa che dovremmo fare sarà anche allineare la farm. Dovremmo quindi individuare i Quattro chunk messi in questa posizione qui e al centro di queste andremo a costruire la nostra farm per individuare il bordo dei chunk. Andremo a utilizzare chunk base. Questo metodo funziona su qualunque console, PS4, PS5, Xbox, Switch, su telefono e anche su PC, ovviamente. Semplicemente andremo a inserire le nostre coordinate qua e andremo quindi a cercarci l'angolo del chunk più vicino. Fate conto che queste coordinate, queste linee, indicano l'inizio del chunk e che per capire. E da che parte è girato il chunk che abbiamo scelto potremmo utilizzare una mappa quindi la prima cosa che andremo a fare una volta individuati i quattro chunk è andare a marcare gli angoli di questi quattro chunk quindi come vedete marco sia all'inizio che alla fine dei chunk sia nella parte esterna ma anche nella parte interna in questa maniera qui ovviamente voi non siete costretti a fare anche queste linee gialle e nere io le ho fatte semplicemente per ricordarmi prima di iniziare il tutorial che qui c'erano i chunk quello che dovremmo fare adesso è prendere una locator map, per intenderci la mappa che si crafta con la bussola al centro della crafting table e otto pezzi di carta ai lati. E dovremmo individuare il lato nord. Abbiamo trovato il lato nord quando il nostro cursore sulla mappa punta verso l'alto. Questa cosa va fatta perché quando i pigmen spawnano all'interno di un portale del nether, lo fanno sempre dal lato sud e dal lato est. E quindi abbiamo bisogno di allineare la nostra farm in una determinata maniera. Trovato quindi il nord, che ricordiamoci. E quando il cursore punta verso l'alto andiamo al centro dei nostri quattro chunk, rompiamo tre blocchi, lasciandone uno che punta sul lato nord. Lo rompiamo anche lui e al suo posto mettiamo degli scaffolding. Io ne ho messi 10. Vi raccomando di metterne almeno 10, ma anche di più. Questo perché così avrete lo spazio per fare uno storage molto grande e soprattutto avrete lo spazio magari in futuro per fare degli storage automatici. Quindi mi raccomando di mettere la farm ad almeno 10 blocchi da terra. Fatto ciò, andiamo a mettere del vetro o un qualunque altro blocco solido in corrispondenza di quei tre blocchi che avevamo rimosso ma appunto più in alto e questo qui sarà il punto in cui noi rimarremo a fk a farmare alla farm ora scendiamo di un blocco e andiamo a fare un anello di blocchi da costruzione tutto attorno al nostro spot a fk in questa maniera qui successivamente andiamo a prendere dei blocchi temporanei e andiamo a metterli in questa posizione qua quindi dando questa forma e al di sotto di questi blocchi temporanei andiamo a mettere Quattro hopper in questa maniera. Qui fatto ciò andiamo a rimuovere i blocchi temporanei. Io per questo tutorial andrò poi a mettere soltanto due doppie casse per ogni sezione di farming. Voi, ovviamente, mettetene molte di più. In generale, mettete il sistema di immagazzinamento che preferite, ma fatelo ben più grande rispetto a questo qua. Ora dovremmo prendere i muretti, dovremmo posizionarli in questa maniera. Qui è molto importante che seguiate alla perfezione quello che farò adesso perché adesso andremo a fare il sistema di raccolta dei drop. Ora andiamo a prendere le nostre rotaie, le posizioniamo al di sopra degli hopper, andiamo a posizionare il minecart e lo spingiamo contro... Un muretto. Rimuoviamo la rottaglia energizzata che andremo a recuperare perché ci serve più tardi e andiamo a spingere il minecart contro l'altro muretto. Il minecart dovrà essere posizionato in questa maniera qui altrimenti la farm non funzionerà correttamente e questa cosa dobbiamo farla per tutti e quattro i nostri sistemi di raccolta. L'effetto finale sarà questo qui, quindi con tutte e quattro i minecart in posizione. Ora dovremmo andare a posizionare degli observer in corrispondenza dei minecart in questa maniera qui e girati in questa maniera

qui fatto ciò andiamo a posizionare blocco rotaia blocco rotaia blocco rotaia blocco e rotaia in questa maniera partirà il clock utilizziamo le rotaie e non le lampade di redstone le torce di redstone per evitare di fare luce e creare ulteriore lag fatto ciò andiamo a mettere un blocco da costruzione in questa posizione qui e gli andiamo a mettere sopra una polvere di redstone poi ci shiftiamo puntiamo contro la redstone mettiamo un altro blocco e ci mettiamo la leva questo qua sarà il sistema di spegnimento del clock quindi se noi tiriamo la leva il clock si ferma. Fatto ciò dobbiamo andare a chiudere con i blocchi da costruzione i nostri minecart in questa maniera qui. Ora dobbiamo andare a ripetere questo clock in maniera molto simile anche su questi anelli, quindi observer, blocco e rotaglia, observer e blocco. Non mettiamo anche la rotaglia, lo facciamo in questa maniera qui e lo facciamo per tutti e quattro gli anelli. Fatto ciò andiamo a chiudere con tre blocchi da costruzione questo lato che è rimasto aperto e sopra in questo buco andiamo a mettere del vetro o se volete Potete anche andare a usare dei blocchi solidi, ma a me piace di più il vetro dall'alto. La farm avrà questo aspetto qui. Fatto ciò, ci mettiamo su una delle quattro basi e andiamo a mettere sopra i due observer qui due pistoni e poi ne mettiamo altri due in questa maniera qui come vedete un pistone potrebbe energizzarsi ed è questo qui che è vicino alla redstone ma non è un problema facciamo la stessa cosa anche su questi altri punti sempre nella stessa maniera sempre con la stessa forma fatto ciò dobbiamo energizzare questo pistone qui quindi andiamo a mettere una torcia di redstone in questa posizione e un observer così quindi con gli occhietti da questo lato e il punta rosso che punta contro il pistone e facciamo la stessa cosa anche sugli altri pistoni qui Andiamo a cercare il pistone che punta verso il centro della farm, gli mettiamo sul fianco una torcia di redstone e gli mettiamo un observer in questa maniera qui. Questo dovrà essere l'aspetto della vostra farm. Fatto ciò, andiamo a chiudere tutti questi buchi che sono rimasti in questa maniera qui. Andiamo poi al centro dove sono rimasti questi quattro buchi aperti, andiamo a piazzare delle scale in questa maniera qui. Il buco che hanno le scale permetterà all'esperienza di uscire e quindi ci permetterà di raccogliere la FK, ma allo stesso tempo non è abbastanza grande per far passare anche i drop che quindi verranno presi dal nostro sistema di raccolta per provare che sia tutto costruito correttamente andiamo ad accendere la nostra leva e come vediamo tutti i pistoni si sono messi in funzione se quindi la vostra farm funziona correttamente come la mia in video potete continuare se invece non funziona dovrete ricostruirla perché avrete sbagliato qualcosa come vedete quando andrete a spegnere la farm ci sarà un piccolo delay provato quindi che la farm funzioni dovrete andare a mettere due due tridenti per ogni sezione all'inizio potrete anche usarne uno ma il consiglio è di usarne almeno due questo perché così ogni volta che il trident killer colpirà un mob ne colpirà due contemporaneamente perché ci sono per l'appunto due tridenti e questo diminuirà la quantità di lag potete usare i tridenti con qualsiasi livello di consumo perché tanto all'interno del trident killer non vengono consumati e potete utilizzare i tridenti di qualsiasi tipo con qualsiasi incantesimo se volete diminuire ulteriormente il lag potete anche metterne di più ma due sono sufficienti Ora mettiamo il vetro in questi punti qui. Quindi, dove lo sto mettendo io. Così, e dovremo alzare tutti questi tubi di altri 15 blocchi. Quindi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. In totale contando anche il blocco che abbiamo messo al fondo saranno 16 blocchi. Dobbiamo farlo per tutti e quattro i tubi. Attualmente la vostra farm è così. Quindi come vedete sembra complicatissima ma in realtà è solo tutto vetro. Ora dovete andare a piazzare i blocchi in questa maniera qui. Quindi fondamentalmente dovete andare a coprire tutto il vetro. Mettendo in più anche gli angoli, e il vostro risultato dovrà essere questo qui. Ora dovremmo recuperare la mappa. Puntiamo verso il lato nord, quindi quello in cui il cursore punta in alto sulla mappa, e ci allontaniamo di 6 blocchi: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lo facciamo anche per il lato ovest, quindi quello a sinistra della mappa e a sinistra della nostra sezione di blocchi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, mentre invece dal lato sud che è quello in basso e il lato est che è quello a destra ci spostiamo di 7 blocchi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quindi ci troveremo con il lato sud e con il lato est più lunghi rispetto al lato ovest e al lato nord fatto ciò andiamo ad aggiungere due blocchi alla cima di ognuna delle sezioni che abbiamo messo in questa maniera qui ora dovremo andare ad allungare queste sporgenze che abbiamo messo su ogni Sezione. Le sporgenze che puntano contro ovest, quindi che puntano a sinistra sulla mappa o contro nord, quindi che puntano in alto sulla mappa, dovremmo allungarle di 7 blocchi, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 per quelle che puntano a nord e 7 per quelle che puntano ovest, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mentre invece quelle che puntano a sud e quelle che puntano a est dovremmo allungarle di 8 blocchi, quindi 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, puntando verso nord dall'alto la vostra farm avrà questo aspetto qui. Fermatevi pure a contare i blocchi per assicurarvi che siano messi correttamente. Fatto ciò, andiamo a posizionare altri blocchi sugli angoli per collegarli in questa maniera qui. Se avete fatto tutto correttamente, andrete a mettere lo stesso numero di blocchi su tutti gli angoli, quindi 3 e 3. Fatto ciò, andiamo a posizionare del vetro in questa maniera qui. Poi la alziamo ulteriormente di un altro blocco ed espandiamo questa sezione anche sui blocchi di lato in questa maniera qui. Fatto ciò, facciamo il procedimento anche sui lati esterni in questa maniera qui e andiamo a chiudere anche questi qua questo perché ovviamente non vogliamo che l'acqua esca dappertutto in questa maniera qui adesso dobbiamo espandere questo bordo e farlo alto 2 anche sul tutto il lato esterno quindi anche in queste zone qua ovviamente potete sostituire il vetro con qualsiasi altro blocco solido ma io vi consiglio di utilizzare il vetro perché oltre ad essere più bello è anche spawn proof quindi non dovrete illuminare la parte sopra della farm quindi fatto ciò mi raccomando di alzarlo di due blocchi e ovviamente facciamo la stessa cosa anche all'interno quindi anche dentro andiamo ad alzare di due blocchi tutta quanta la sezione che abbiamo fatto e andiamo a mettere il vetro anche dove manca ancora. E il risultato finale dovrà essere questo qua, quindi con le pareti che nei punti più bassi sono alti due blocchi, nei punti invece dove sono le pareti più alte sono alte quattro blocchi. Fatto ciò andiamo a mettere quattro pulsanti all'interno dei nostri buchi in questa maniera qui. E lo facciamo per tutte le quattro sezioni. Questi pulsanti hanno due funzioni. La prima è quella di far entrare i pigmen all'interno del tubo. Questo perché i pigmen sono stupidi e scambiano pulsanti per dei blocchi interi e quindi cercheranno di camminarci sopra. La seconda cosa è quella che preveranno nelle sezioni più corte che l'acqua vada oltre e cada dentro il tubo. Fatto ciò, possiamo andare a mettere l'acqua nei quattro estremi della farm. Se abbiamo fatto tutto correttamente, due sezioni avranno l'acqua che si ferma. Ferma qui prima dei pulsanti, mentre invece al altre due avranno l'acqua che si ferma sopra i pulsanti in questa maniera qui. Inoltre, se avete dimenticato di mettere qualche blocco di vetro, lo vedrete subito perché l'acqua uscirà da lì. Inoltre, questi due corsi d'acqua che vanno oltre il buco sono molto comodi perché ci permettono di capire che questo corso d'acqua qui, quindi il corso d'acqua che c'ha a destra, il corso che arriva prima dei pulsanti, e a sinistra quello che va oltre, ecco questo qua è il corso d'acqua nord. E questo qua invece e di conseguenza sarà quello ovest fatto ciò dobbiamo andare in questo angolo qui quindi nell'angolo nord ovest e su questo blocco qui andiamo a posizionare un blocco solido adesso dovremo mettere l'ossidiana su questo lato qua fino ad arrivare in corrispondenza di questa fila di vetro qui andando in fondo all'angolo che si trova a sud ovest e ci fermiamo in questo punto qui dove andiamo a mettere un blocco solido andiamo poi da questo lato e facciamo la stessa cosa anche da questo lato quindi ci fermiamo in corrispondenza di questa fila di blocchi di vetro e mettiamo un blocco solido qui in questa maniera qui dall'alto avrà questo aspetto qui fatto ciò andiamo a chiudere questo quadrato in questa maniera qui e se avete fatto le cose correttamente il lato sud e il lato est saranno al di fuori del quadrato di ossidiana mentre il lato nord e il lato ovest saranno all'interno fatto ciò dobbiamo alzare gli angoli di questo portale di 21 blocchi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21. Andiamo a mettere un blocco solido qui e finiamo di costruire i nostri quattro portali del Nether. Quindi facciamo questa stessa cosa su tutti i nostri portali. Se vogliamo assicurarci che i portali siano tutti quanti funzionanti, possiamo provare ad accenderli. Se vediamo che si accendono, vuol dire che i portali sono funzionanti. Se non si illuminano, vuol dire che li avete fatti troppo grandi dal momento che la dimensione per un portale del nether e di 21 blocchi per 21 blocchi, quindi ricontrollate le misure. Fatto ciò, andiamo in corrispondenza dei flussi di acqua dove passa il nostro chunk border e andiamo a mettere sia dal lato interno che dal lato esterno su tutti e quattro i portali quattro blocchi da costruzione in questa maniera qui. Che mi raccomando, devono essere allineati con i corsi d'acqua, altrimenti non funzioneranno correttamente. Fatto ciò, prendiamo i dispenser, ci mettiamo sotto il portale e dal lato destro, mi raccomando, fatelo sempre dal lato destro. Verso l'esterno andiamo a mettere due dispenser in questa maniera qui. I dispenser devono essere uno davanti all'altro, devono essere sempre sullo stesso lato, in modo che siano tutti quanti in chunk diversi. Andare a mettere i dispenser in questa maniera qui, quindi con due coppie di dispenser nello stesso chunk, aumenterà le possibilità che la farm si possa rompere. Quindi vanno messi in chunk diversi in questa maniera qui. Fatto ciò andiamo a mettere i secchi. Nei dispenser interni dovranno esserci secchi d'acqua. Mentre invece in quelli esterni dovranno esserci secchi vuoti quindi un secchio d'acqua nel dispenser interno e un secchio vuoto invece nel dispenser esterno e questo va fatto per tutti gli otto dispenser fatto ciò aiutandoci con dei blocchi temporanei andiamo a fare questa formazione di blocchi su ogni portale in questa maniera qui e andiamo a mettere la redstone in queste due posizioni qui e andiamo a chiuderle con degli altri blocchi dovremmo quindi avere questa forma a8 o a infinito con dentro la redstone in questa maniera qui e la facciamo per tutti quanti i portali Adesso ci giriamo in modo da avere i due corsi d'acqua che vanno oltre i tubi davanti e a sinistra e mettiamo un blocco in questa maniera. Qui ci giriamo e nei dispenser di fronte mettiamo un blocco in questa maniera. Qui e da questo lato mettiamo un blocco qui. E un blocco qui Dall'alto dovremmo avere Questa situazione qui Adesso dobbiamo fare un processo Che va fatto su tutti e quattro i dispenser Quindi dobbiamo andare a mettere Un repeater qui Un repeater qui Un altro repeater qui Davanti al repeater Ci mettiamo un blocco solido Poi mettiamo un altro blocco solido Qua sotto Punto di redstone Repeater Repeater E un altro repeater Adesso Questo repeater qui al fondo Dovrà avere tre tick di ritardo In questa maniera qui Quindi dovremmo cliccarci sopra Due volte E la stessa cosa Per questo altro ah. repeater qui Quindi tre tick di ritardo e due click. Questa cosa va fatta per tutte quante le sezioni. Ora andiamo a mettere un punto di redstone al di sopra di questo blocco qua che è rimasto. Partendo dal repeater a tre tick di ritardo andiamo a fare questa croce di blocchi andiamo a collegarli tutti quanti in questa maniera qui e poi rompiamo i primi tre blocchi a partire dal repeater che abbiamo detto prima quindi quello con tre tick di ritardo in questa maniera qui 1 2 3 1 2 3 per tutti quanti i repeater. Se noi ci mettiamo qua sopra e rompiamo momentaneamente questo blocco ci accorgeremo di essere allineati con gli scaffolding. Ora prendiamo i pistoni appiccicosi, ne mettiamo due in questa posizione qui, mettiamo un observer rivolto verso l'alto e andiamo a mettere un blocco al suo di sopra in questa maniera qui e lo facciamo per tutti quanti i lati. In corrispondenza dei corsi d'acqua a sud e a est quindi quelli che non vanno sui pulsanti mettiamo due repeater a 4 tick di ritardo quindi al massimo quindi dobbiamo cliccare tre volte e poi colleghiamo tutto quanto con la resta in questa maniera qui. Adesso andiamo in uno qualsiasi degli angoli, tanto questo processo andrà fatto su tutti e quattro gli angoli. Mettiamo due blocchi temporanei qui. Poi nella parte superiore del secondo blocco mettiamo uno slab. Contiamo 1 2 3 4 5, quindi 5 e altri 5 blocchi di qua più quello centrale. Facciamo questo disegno da entrambe le parti, in questa maniera qui. Al centro mettiamo un observer puntato verso l'alto e poi tre observer puntati di lato in questa maniera qui, così. Adesso mettiamo un un pistone appiccicoso in questa posizione qui con un blocco di redstone, aiutandoci con i blocchi temporanei. Mettiamo due blocchi da costruzione di fianco al pistone, al blocco di redstone e due punti di redstone in questa posizione qua. In questa maniera, il pistone appiccicoso farà avanti e indietro col blocco di redstone, updating di continuo questo observer, che a cascata updaterà anche gli observer a lui collegati. Fatto ciò, potete andare a rompere questi due blocchi e potrete andare a mettere la lava puntando sopra questi blocchi qua. Fatto ciò il portale si accenderà praticamente immediatamente. Se il portale si accende vuol dire che avete fatto tutto correttamente. Questo processo va fatto per tutti e quattro gli angoli. Una volta fatto ciò, i portali saranno tutti accesi. E se mentre che siete qui che lavorate e i portali si accendono, sponano anche dei pigment è assolutamente normale. Ed è il principio su cui si basa la farm. Come potete vedere, questi sistemi di accensione sono veramente molto veloci e accendono praticamente istantaneamente il portale quando viene distrutto. Inoltre dovete tenere a mente due cose. La prima è che ci deve essere dell'aria sopra la lava, altrimenti non funzionerà la farm. I portali non si accenderanno. E in secondo luogo dovete avere il fuoco attivo. Nel vostro mondo, quindi se avete disattivato lo spread del fuoco, la farm non funzionerà. Lo spread del fuoco deve essere categoricamente attivato. Fatto ciò, in corrispondenza del nostro scaffolding, andiamo su di 1, 2, 3. 3 4 blocchi al quinto blocco mettiamo un blocco da costruzione possiamo tranquillamente rompere i blocchi temporanei che abbiamo messo sotto mettiamo una leva poi facciamo una torre di torce in questa maniera qui quindi torcia blocco torcia blocco mi raccomando la torcia deve essere sul blocco da costruzione e non di fianco altrimenti la torre di torce non funzionerà così la torcia deve essere per forza qui andiamo avanti in questa maniera qui una volta che sarete arrivati qui avrete il blocco singolo qua e dovrete solo più mettere una torcia tra il vostro sistema di spegnimento dei portali e appunto la torre di torce la mettiamo come avete visto i nostri sistemi hanno ciclato una volta ma non è un problema fatto ciò dobbiamo solo più mettere delle torce negli angoli e sopra i nostri sistemi per lo spegnimento dei portali per assicurarci che nessun mob possa spawnare al di fuori dei piglin e fatto ciò la farm è completata qualche consiglio se la farm non dovesse partire, non vi preoccupate, è un bug normale della Bedrock Edition. Quindi. Provate la prima volta a, a riattivare, quindi mentre che la farm è accesa provate a settare la difficoltà difficile, prima mettetevi in pacifica, poi rimettete la difficoltà in difficile in questa maniera qui, oppure spegnendo la farm potete provare a uscire e rientrare nel mondo. E come vedete la farm inizierà fin da subito a produrre una marea di mob, di loot e di esperienza. Come vedete in pochissimi secondi sono già arrivato al livello 23. e come vedete la mia esperienza sale veramente molto veloce la farm di oro è letteralmente la migliore farm che è disponibile in bedrock edition vi permetterà difatti, di raggiungere il livello 167 in soltanto un'ora circa e sarà in grado di produrre 6 stack e 48 blocchi di oro in circa un'ora quindi se questo video vi è piaciuto e la farm vi è stata utile vi ricordo di lasciare like commentare e condividere il video con tutti i vostri amici vi ricordo anche di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto vi ricordo anche anche di attivare le campanelline delle notifiche e di iscrivervi al canale se non l'avete fatto. Soltanto una piccolissima parte di voi è iscritta al canale. Vi ricordo anche di passare da Telegram e TikTok dove posto giornalmente contenuti nuovi riguardanti Telegram, riguardanti Minecraft. Vi ricordo anche di pregare la bettule. Tanti saluti.